Buongiorno ragazzi e ragazze, sono sempre scandalosa quando inizio a filmare i vlog, ma d'altronde sono a casa e questa è la mia tenuta domestica, quindi non voglio fingere e farmi tutta figa se in realtà a casa sono così. Vi faccio vedere i gattoni perché mi dite sempre che vi mancano un sacco. Ciao! Buongiorno! Girl never, guarda che pancia che c'hai, non ti vergogni con questa pancia, guarda, sei grasso, guarda tutte queste muzzette, guarda i rotolini, girl never. Non me ne frega niente con i rotolini. Che bravo, e qui c'è la gatta Stellina. Ciao gatta Stellina, meo, ciao gatta Stellina, guardate com'è. Ha conciato il divano, cioè io continuo a pulirla questa coperta, ma non ha senso, davvero non ha senso con Odri. E tra l'altro, cioè, i cuscini sono livellati e poi c'è il suo, che anche se si sposta ha la conca, ve lo dico, quindi purtroppo gatta Stellina diciamo che non è esattamente una silhouette. Gatta, non puoi fare la modella, non puoi fare la modella, gatta. Beh, io sono qua al montaggio del videovlog di Amsterdam, che appunto ho appena iniziato, ma sarà comunque online questa sera. E tra l'altro mi sono resa conto di non avere più il caricabatterie della mia piccola videocamerina qui, ma siccome ho ordinato una videocamera nuova, non so se contattare l'hotel, perché evidentemente l'ho lasciato in hotel ad Amsterdam, quindi adesso gli manderò un'email, vediamo se è lì. Ma comunque ho ordinato una nuova videocamera per i vlog, che sarà il modello nuovo di quella che vi avevo fatto vedere in un altro video. Mi avete scritto in tanti che è un'ottima videocamera, ma è uscito il nuovo modello nuovo nel frattempo, anzi già da un po', e quindi ho ordinato quella nuova, quindi non vedo l'ora perché secondo me le riprese saranno molto 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 meglio. Oggi beh, ho avuto l'idraulico qui perché ci sono dei problemi con l'aria condizionata, quindi dovrò tornare probabilmente domani mattina a risolvere il tutto. E poi altra cosa che vorrei fare, allora, sono pronti gli inviti al matrimonio. Il problema è che dobbiamo andare a prenderli a Gorizia, ma non credo che ce la faremo oggi perché Tomasz ha il dentista, quindi probabilmente andremo domani. Ma una cosa che voglio fare oggi è andare a vedere per la torta del matrimonio. Io voglio quella classica a strati e mi sono informata e so che una pasticceria le fa così classiche e sono molto molto buone. Mi hanno detto, ma voglio andare a vedere se le fanno anche senza quel pan di Spagna pieno di alcol che a noi non piace, quindi vogliamo più una specie di semifreddo, ma bisogna vedere se è fattibile e poi il prezzo, insomma, come funziona questa cosa della torta, se ci fanno fare gli assaggini, perché io voglio assaggiarla, cioè metti che non mi piace, non voglio trovarmi al giorno del matrimonio con una torta che fa schifo. E quindi sì, alla porta è la signora che viene a fare le pulizie, quindi per fortuna, perché la casa è veramente una schifezza, quindi sono molto molto contenta che ci sia lei. Vieni qua gatto Denver, vieni qua gatto Denver, che bravo gatto Denver, sei tutto bianco, che bravo gatto Denver, che bravo. In realtà qui nel mio studio c'è un bel disastro che solo vederlo mi viene il malessere generale perché vi faccio vedere in che condizioni siamo messi. E questo è quanto, tutto per colpa dell'aria condizionata, quindi c'è l'idraulico da stamattina presto che sta, insomma, sistemando il tutto. È veramente una situazione critica, ma dovevamo assolutamente fare questo lavoro. E avevo già un video pronto da filmare oggi e speravo che riuscissero a finire in tempo, ma mi sono resa conto perché è praticamente è mezzogiorno 10 e adesso l'idraulico è andato giù a pranzare. E poi ritorna per il secondo round del pomeriggio, quindi secondo me non ce la facciamo a finire in tempo. No, questa ve la devo troppo raccontare. Allora, che cosa è successo? Eravamo già messi d'accordo, eravamo già pronti, prontissimi con il fotografo, che è un fotografo sloveno, ma di appena oltre il confine. E da marzo, l'abbiamo ingaggiato a marzo, e lui, tipo 3 settimane fa, ha ben pensato di sparire. Io gli ho scritto perché, cioè, insomma, mi sono un po' spaventata, ho scritto scusami, ma ci sei? Nel senso sei sparito? Cioè, avevamo anche tra l'altro già firmato tutto. E questo mi scrive, sì, scusami, ma ho preso un altro ingaggio all'estero perché evidentemente gli fruttava di più e praticamente ci ha lasciati in braghe di tela, cioè nel senso ci ha tirato un pacco mostruoso e
c'è la disperazione. Io 3 settimane fa ero disperata perché già a marzo abbiamo fatto fatica a trovare un fotografo perché molti già erano occupati, figuratevi 2 mesi prima del matrimonio. E questo fotografo, tra l'altro, si chiama Nates Bole. Io magari vi metterò il nome qua perché devo sconsigliarlo a tutti, perché se voi lo ingaggiate, questo si prende un altro impegno, si prende un altro ingaggio che magari gli frutta di più, anche 2 mesi prima del matrimonio, e 2 mesi prima è niente per un matrimonio, credetemi, niente. Questo molla e vi lascia là e non se ne strafrega di niente, quindi state molto molto attenti a questo fotografo, molto molto attenti. Quindi questo volevo dirvi, ma per fortuna è andata bene, perché ne abbiamo trovato un altro, un'altra, in realtà è una ragazza che è molto molto brava, lei fa anche delle mostre fotografiche, fa anche matrimoni, ma più che altro lei è proprio un artista, un suo atelier e fa mostre fotografiche. Sono molto molto contenta che sarà lei, tra l'altro una ragazza con cui andavo alle medie, non nella stessa classe, ma mi ricordo di lei, quindi sono insomma felice perché per fortuna abbiamo risolto questo fatto del fotografo, che vi giuro, cioè mi stava, ero cioè super super in ansia, però abbiamo risolto. E quindi sì, dobbiamo, spero di farcela prendere gli inviti oggi, perché io speravo, mi sono detta boh, secondo me sta roba con l'idraulico, cioè collegare, ieri come lo spiegavo, colleghiamo 2 tubi ed è fatta, ok. Quindi è venuto oggi alle 9:30, ho detto boh, penso 11 massimo avrà finito, no, quindi secondo me dall'1 in poi, quando viene Tomas, saremo ancora qua, quindi non so se ce la faremo. Poi bisognerebbe anche andare a fare la spesa, ma veramente oggi c'è la giornata, io detesto avere gli operai in casa, non so se sono solo io, e che poi ti sistemano tutto, però quando sono qua il casino che c'è, cioè avete visto il mio studio in questo momento, ci sono massi, pezzi di muro ovunque, è tutto sporco. E basta, sostanzialmente questo è quanto. Adesso mi mangerò anch'io qualcosa, tipo non c'è niente nel frigo praticamente, potremmo anche veramente comprare qualcosa, ma che cosa mangio? Una mozzarella Santa Lucia light, che probabilmente non avrà gusto, e carote. Mangiamo una mozzarella light e carote. Che pranzo misero e triste. Sono passati un paio di giorni da quando stavo filmando quel vlog, quindi lo collegheremo a quest'altra giornata, perché in realtà l'altro giorno era un casino pazzesco. Poi siamo riusciti ad andare a prendere gli inviti, ma non sono riuscita a filmare. Comunque gli inviti sono pronti, sono questi. Comunque oggi ho filmato un video, ve li ho fatti vedere, quindi li vedrete nel video chiacchiericcio, anzi probabilmente li avete già visti, Tomas e Nicole si vede, quindi sono molto molto contenta. Qui c'è Gata Stellina, che non ci caga come al solito. Ciao Gata Stellina, era appena rimasta senza crocchette la gatta, quindi stava andando in panico, adesso le ho riempito le ciotole ed è contenta. Lì c'è Gatto Denver, ciao, che mi sta seguendo per la casa e grida. Tomas si sta preparando. Qui, come avete notato, non c'è più il tappeto perché stava facendo un sacco di immondizia, cioè c'erano pezzi di tappeto lungo tutto il corridoio e in tutto il soggiorno praticamente, e si stava rovinando la velocità della luce perché i gatti l'avevano preso di mira, e poi era sempre pieno di peli, quindi mi sono un po' stufata di pulirlo ogni giorno ed era veramente difficile tirare fuori i peli, e mi sono un po' stufata di avere pezzi di tappeto ovunque. Quindi anche se mi piace tanto e mi sembra che il soggiorno sia vuoto adesso senza tappeto, l'abbiamo riportato su nella casa di famiglia di Tomas, perché forse cambierò idea, non lo so, però devo trovare un sistema, escogitare un sistema con i gatti. Tra l'altro vi faccio vedere invece il mio studio, che è sistemato, grazie al cielo abbiamo sistemato l'aria condizionata e il mio studio è tornato normale, è tornato ordinato, che io cioè non sopporto il disordine. Se c'è una cosa che io proprio non sopporto, che mi fa imbestialire, è avere la casa in disordine. Ma oggi andiamo a fare 2 cose super 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 emozionanti. Una, andiamo a scegliere le fedi, non so se le sceglieremo oggi, spero di sì, perché è un po' difficile, perché lui lo vuole largo e piatto, io lo voglio un po' più rotondeggiante e sottile l'anello, quindi dobbiamo trovare un compromesso. E però oggi andiamo a vedere per le fedi in una gioielleria a Trieste che so è molto conosciuta, quindi voglio vedere cosa ci propongono. Già siamo andati a vedere qualcosina, ma ho capito che noi già sappiamo che lo vogliamo in oro bianco, quindi
penso che non ci sia tantissima scelta, senza diamantini, proprio oro bianco, semplice. E poi andiamo a vedere per la torta, che anche questo sono super super contenta. Vi faccio vedere il mio pranzo. Questo è il mio pranzo, 3 cucchiaini di gelato, perché non ho voglia di salato. E ieri sera stessa identica cosa, ieri sera ho cenato con il gelato alla fragola e meringa, non ci lamentiamo. Sono appena passata da Sephora e non ho preso granché, mi serviva solo la Beauty Blender in realtà. Ho visto che fanno un sacco di nuovi colori della Beauty Blender, ma io ho preso quella fucsia classica perché ci sono affezionata, e poi rosa. Il mio colore preferito! Pupetto, di ciao, non ti hanno ancora visto. Tomas sempre intento a fare shopping. Ciao Pupetto! Ciao. Ciao! Stiamo andando a vedere per gli anelli, per le fedi, sei emozionato? Io sì. Volevamo andare a vedere per la torta, ma sono ancora chiusi, aprono tutti tipo alle 5. E Tomas piace il marchio McGregor, abbiamo visto che ce l'hanno qui in questo negozio, quindi prevedo spese folli. Tomas, devi fermarlo, peggio di me, sei peggio di me, tu sei la mia anima gemella perché sei uguale a me su queste cose. Tra l'altro da Sephora spruzzano un sacco di profumo sulle borsette, e ho il profumo di, non so che profumo, ma profumo un sacco. Anch'io ti amo, un pupetto. Tomas oggi è di poche parole, poche ma buone, direbbe lui. Te ljubim. Un patatino. Te ljubim vuol dire ti amo in sloveno. Seconda lezione di sloveno per i nostri follower. Tra l'altro, vuoi vedere com'è vuota la città? Cioè, non c'è nessuno in centro, sono tutti al mare o in vacanza. Invece sfigati siamo noi qua. Noi andiamo in ferie fra un mese. Sì. Per te ferie, però per me non tanto. Ogni volta che andiamo da qualche parte, per Tomas sono ferie, per me a metà. Diciamo che mi prendo qualche giorno libero, ma... E lui sta là bello spaparanzato. Comodo così, Ecco, questa è la gioielleria dove volevo vedere per le fedi. Guardiamo un attimo le vetrine, dai. Magari c'è qualcosa che ci ispira. Non vedo fedi, ma vedo un sacco di altra roba interessante. Bulgari. Diamanti vari. Non vedo assolutamente nessun tipo di fede. Ma controlliamo. Siamo usciti e non siamo d'accordo, quindi non abbiamo... Non è che non siamo d'accordo. Ovviamente tu vuoi un anello sottile. Sì. Perché guarda che dice, cioè, non è che posso... Cioè, già è più... Già è più... di là, andiamo di là. Già è più spessa dell'anello che ho adesso, quindi... Cosa stavi dicendo, scusami? È che io non so se fare un anello diverso, nel senso più grosso, della stessa bombatura alla tua, dello stesso colore del tuo, però più grosso. Non so neanch'io. Non saprei neanch'io, perché... Secondo me è bello averli uguali, cioè mi piace che se siamo in un posto fuori e tipo io sono da una parte, tu sei dall'altra, vedendo gli anelli si capisce che siamo sposati, non so come dirlo. Sì, sì. Questo mi piace, però poi alla fine facciamo quello che vogliamo noi, quello che vuoi tu. Perché l'unica opzione era avere la stessa bombatura, stesso colore, però il suo un pelino più largo, ecco questo era, però... Secondo me anche sottile ti sta bene, non è che ti sta male, che le dita cicciotte, ti fa il cicciotto, ti sta bene comunque. Vedremo, torneremo, adesso andiamo a vedere in un altro posto e cerco di convincere Tomas. Tra l'altro la tipa mi ha messo un altro pallino in testa perché adesso dobbiamo scegliere il cuscinetto su cui porteranno le fedi. Dobbiamo andare in internet e sceglierne uno. Io pensavo che ce lo dessero loro come gioielleria, invece no. Quindi pensavo di aver finito le cose da fare, invece no! Oggi bisogna trovare il cuscinetto per le fedi, mannaggia. Cerchi tu? Cosa? Il cuscinetto per le fedi. Cosa? Cerchi tu? Anche no! Non hai tempo, immagino. Io devo pensare agli anelli adesso. Ah, devi pensare agli anelli, pensa a te. Sti uomini. Questi sono uguali e se no ce n'è una più sottile che lui adesso ha preso per trovarne una da maschio. Da maschio. Però c'è questa, che però io vorrei portare sempre con l'anello di fidanzamento. No, mi sa. Ah, perfetto, ok.
scusa. Questa è quella invece più sottile. No, saldatura no, ma lo stringo in modo che sia che non si apre più. Come mai, secondo me è troppo piccolo. Va bene? Ok. Come mai? Quindi grazie, se non so. Le insieme. Non lo vedo, questo. Non la conosco sta canzone. It's too late. Dismayed myself from falling. Abbiamo scelto le Fedi! Evviva! Evviva! Sono felicissima perché alla fine le abbiamo prese uguali. In realtà quella di Tomas è un pelino più pesante, ma è un po' più spessa dall'interno verso l'esterno, se ha senso. E però come larghezza sono uguali. Uguali, 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 uguali. Oro bianco, semplici, un po' bombate, sono molto felice. Evviva! Un po' meno felice sarà il testimone che le compro là. Cosa dici tu? Tu ride, non dici gli scrivo subito un messaggio. Ah, ok. Beh, è in vacanza, così le prenderà bene. Adesso stiamo andando a vedere, ci hanno consigliato un posto che fa questi cuscinetti per le Fedi, quindi andiamo lì e dopo andiamo a vedere per la torta. Allora abbiamo preso le Fedi. Aiuto! Allora, abbiamo ognuno la propria fede e ciò mi sono da... Tu sono finito? Cioè, scusa, game over vuol dire, basta. Sono fregato. Sei fregato? Sì. Ciao, arrivederci, vado via. Quando mi arrabbio Tomas non mi molla la mano, non mi fa andare via. Bene, è fregato, bene, grazie, grazie. Guarda che sto già chiedendo il divorzio prima di scusarmi. Cosa? Lo stavi dicendo? È buono? Guardalo il golosone. Io sono andata a prendere... Questa volta con la marmellata, buonissimo. Gnam, gnam, gnam. Questo Trieste si chiama Krapfen, non bombolone. Ovunque si chiama bombolone, Trieste è Krapfen, alla tedesca. Basta, finished, due morsi e andato. Io invece ho preso la mia Coca Zero che, ragazzi e ragazze, cioè io non so se capita anche a voi, ma per me la Coca Zero è diventata una specie di droga. Cioè ieri mi sono resa conto che l'avevo finita ed ero tipo in crisi di astinenza, vero Tomas? Ieri ero tipo malmessa e poi mi sono fatta 3 litri di limonata, bevevo sta limonata ma pensavo proprio non è uguale, non è uguale. Quindi oggi da drogata sono andata a prendermi la Coca Zero e giro per città questa roba. Finalmente tornati a casuccia, ciao caro Neve! Ciao! Sei il mio piccolo carino rullo bianco? Sei rullo bianco? Ti stiracchi caro Neve? Sei rullo bianco? Dove va? Dove va? Caro Neve, che bravo! Che bravo! Bravo! Il mio carino tutto bianco e un po' arancione. Tutto bianco e un po' arancione. E dove è la gatta Stellina? La Stellina! Ciao! Gatta scoiattolina Stellina! Denver subito gelosissimo. Che brava la mia Stellina! Sei bellissima gatta Stellina! Lei devono usarmi 70 volte al giorno nel caso fossi un doppelganger. Che brava, sì, bravo, bravo anche tu. Garurimi, garurimi dai bacini. Che bravo. Bravi. Andiamo a sistemare la Beauty Blender. Guardate un po' la differenza. Beauty Blender. Stra usata, faceva veramente schifo e nonostante io la lavassi ogni giorno, questo è il risultato, aveva un buco, non indifferente. Beauty Blender nuovo, incredibile. E adesso che cosa mi metto a fare? Prendo il computer, queste sono le mie cuffiette, mi metto a montare il video che ho filmato oggi pomeriggio, così lo carico questa sera perché ho poco montaggio, altrimenti ci vuole un giorno intero, ma qui c'è poco montaggio, quindi adesso mi metto ad editare con Garro Dever, mio assistente fedelissimo, come salita. Sì, e quindi c'è un nuovo video in arrivo. Abbiamo preparato la pasta ai gamberetti oggi. Spaghetti ai gamberetti numero 5 come piacciono a me e non a Tomas. Per una volta. Buon appetito, la nostra pasta. Chi c'è? MacGyver. Tomas è fissato con MacGyver e Walker Texas Ranger. E siccome non c'è niente in TV oggi,
ci stiamo guardando MacGyver, purtroppo. Dopo cena un po' di gelato, c'è il carte d'or fragole meringa e poi gelato alla panna. Ragazzi e ragazze, è già tardissimo, che qualcuno si è perso sull'iPad fino a orari indicibili e domani sarà distrutto il lavoro, ma comunque vi devo salutare, anche perché oltre ad essere tardi io sono senza batteria e non so dove sia il mio caricabatterie, penso di averlo dimenticato nell'ultimo hotel in cui siamo stati, che era ad Amsterdam. Quindi questo è quanto. Noi vi auguriamo buonanotte, buongiorno, buon pomeriggio, qualsiasi ora del giorno sia quando state vedendo questo video. Bacio. Ciao, alla prossima!